Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 24 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. La diplomazia scansa il conflitto. La Luna all'opposizione non promette delizie ma neppure catastrofi. A sostenervi il super trigono d'aria in gioco tra la coppia Mercurio-Saturno in Acquario e Marte in Gemelli, al terzo polo voi, come fattore di equilibrio. Curiosamente equilibrata anche la data odierna, 23.02, somma 7, 2023, ancora somma 7, il numero del compimento e della vittoria e guarda caso nella mitologia giapponese il dio della guerra Akiman porta sulla spalla la colomba della pace. Va così che alle recriminazioni battaglieri dei figli adolescenti rispondete con concessioni meditate, concedendo grosso modo la metà della richiesta. Anche in viaggio per lavoro aumentate l'impegno e velocizzate il ritmo, ma poiché conoscete il limite delle vostre forze badate bene a non oltrepassarle. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati, anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene, pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Gli astri vi coccolano e vi scraventano in una giornata davvero magnifica, per tutto. Trascorrerete ore deliziose con la persona amata. Perché mantenere il punto quando avete voglia solo di corrergli incontro? Su, coraggio, cercate la via migliore per un'intesa. Una persona che vi sta a cuore oggi potrebbe degnarsi di darvi tutta l'attenzione che meritate, fate in modo da non mostrarvi meravigliati e abbiate cura di sfruttare al massimo questa opportunità. Sii chiaro nell'esprimerti. Tenderai a idealizzare eventi e persone. Abbi maggiore cura della tua salute. Dimostrazioni d'affetto dagli amici. Oggi è richiesta una speciale attenzione da parte tua. Cerca di non distrarti in tutto ciò che farai. Fai attenzione a un conoscente molto pettegolo. Oggi cercate di essere più affidabili del solito, chi vi osserva ha bisogno di sapere ed avere certezze da voi. In cambio, dopo, potrete chiedere ancora più fiducia. Momenti piacevoli in compagnia di vecchi amici e vecchie consocenze, è il momento per capirli e ravvivare ciò che era spento. In amore, tra alti e bassi, ci sono delle piccole sorprese. Sentite di poter vincere oggi molte battaglie, è incoraggiante la vostra forza d'animo, solo che dovreste provare a non criticare l'operato altrui e preservarvi da pettegolezzi inutili. Prendetevi pure tutto il tempo che credete ma sappiate che dovrete decidere presto circa una questione che vi tiene da tempo sulle spine. Non prendete decisioni drastiche e radicali. Soprattutto se appartenete alla terza decade. Se in questa giornata vi lascerete troppo condizionare dai discorsi economici dei vostri amici, finirete per non avere un quadro chiaro della vostra situazione finanziaria e potreste iniziare a fare considerazioni azzardate con la vostra famiglia. Non mancherà però qualche battibecco in amore o in famiglia. Qualche nuvoletta in amore affliggerà le nate nella seconda decade, che dovranno essere più adattabili. Il pianeta che è di casa in bilancia, Saturno, è sempre ancora favorevole per il vostro segno per ritemprarvi la mente e il cuore. A sentirne i benefici influssi sarete prima di tutto voi, bilancine e bilancini nati nella terza decade e vivificati oggi da un ottimo umore e da una socievolezza spigliata e vibrante. Molto buoni i rapporti con sorelle e fratelli, cugine e cugini, zii e nipoti. Favoriti da una bella capacità comunicativa e dall'identità di vedute. Avrete tempo per dedicarvi ai vostri interessi preferiti, agli hobby, ai passatempi se è il caso. I maschietti del segno si possono lanciare nelle partite di calcio, che è, di solito, il loro sport prediletto. La Luna all'opposizione avvia con voi un gioco dialettico, il suo carattere è l'esatto contrario del vostro, voi armoniosi, esteti, pacifisti.
sentimentali, lei battagliera, esagerata, individualista, iperattiva. Ma come è noto, in fisica come in astrologia, gli opposti si attraggono. Ottimi mediatori Marte, Mercurio e Saturno, il primo in Gemelli, gli altri due in Acquario, entrambi segni d'aria intrigono al vostro amore ed Eros. Trend del tutto diverso per le coppie in rodaggio e quelle datate, le prime vivono la loro stagione d'amore con tenerezza ed entusiasmo, disinteressati a qualsiasi cosa che non sia il loro amore. Su e giù l'amore per le coppie stagionate, tra momenti di grande passione e discussioni riguardo il percorso e gli obiettivi da condividere. Impegnativo il rapporto coi figli, a causa dei quali lo scontro con il partner è quasi quotidiano. Difficile comprendere le giovani generazioni, che appaiono distratte, annoiate, narcisiste, difficile capirle con la testa, bisogna mettere in moto il cuore. Sia che lo facciate verbalmente, sia acquistando un regalo meraviglioso per la vostra dolce metà, sentirete altrettanto bene nel dare questo complimento quanto lo riceveranno. In effetti, qualsiasi modo per migliorare la relazione sarà utile. Avvertite il crearsi di un'atmosfera speciale con una persona da poco conosciuta in un contesto diverso da quelli da voi frequentati abitualmente. Non vi tirate indietro e provate a lasciarvi andare e a capire cosa vi sta capitando. Mercurio in ottimo aspetto può indicare la nascita di una fiammata di desiderio cui non dite di no e da cui scaturisce una bella passione. Lavoro e denaro? Sul lavoro oggi non siete draghi, semplicemente perché la mente e il cuore sono presi da altre situazioni d'ordine familiare e affettivo. Mentre svolgete le normali incombenze il vostro pensiero va a qualche problemino scolastico dei vostri figli, al regalo di compleanno che pensate di fare al partner o alla dichiarazione d'amore che vi ha appena fatto, mandandovi in brodo di giuggiole. Intanto per lavoro viaggiate parecchio, ma questo non vi impedisce di prenotare un viaggio di piacere, appunto per celebrare un anniversario e far vedere qualcosa di bello e istruttivo ai vostri ragazzi, prima si comincia con l'arte e la cultura e meglio è. Sei ansioso di iniziare qualcosa di nuovo oggi, ma devi essere paziente. Per prima cosa è necessario finire i lavori iniziati. Questi progetti sono più vicini al completamento di quanto si possa pensare. Portateli a termine prima di passare a qualcos'altro. Svolgete una professione connessa con l'arte o la critica dell'attività artistica altrui? Ottimi rapporti celesti se siete nati in settembre, vi fanno scegliere bene, senza timore di sbagliare. Benessere. Strana stanchezza quella che vi coglie stamattina, quasi un rifiuto a carburare e dare inizio a una nuova giornata con lo slancio necessario. Mal di schiena, di ginocchia, di piedi, antipatici testimonial del vostro accanimento in palestra, ma non vivetelo come una punizione. Casomai la prossima volta cercate di non esagerare, anche lo svago ha le sue conseguenze. Specie se non ci si è abituati. Potresti trovare della resistenza altrui nei tuoi sforzi per esplorare i tuoi sentimenti. Un buon modo per scoprire quello che senti è in meditazione tranquilla o una lezione di yoga. Per lei, giusto mix di tenerezza e passione, azione e riflessione, interiorità e cura dell'aspetto. Praticamente perfette, sulla via mediana riducete il rischio di errori. Per lui, in viaggio per lavoro, veloci e precisi come sempre, riuscite anche a trovare il tempo per acquistare un dono per i vostri ragazzi e un dolce da portare a casa. Uomini da sposare e risposare. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.